Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di episodio della serie di sopravvivenza in Minecraft. Allora, come va in questi giorni? Tutto bene, spero? Sì, a parte il caldo direi è tutto abbastanza bene. E il Covid. Comunque, nello scorso episodio abbiamo farmato la netherite e io l'ho già smeltata. E abbiamo fatto la velocità delle anime sugli stivaletti. Molto bene. Vi ricordo prima di iniziare l'episodio di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate le notifiche, lasciate un bel like, commentate, condividete sia il video che il canale e fate un saltino anche sul canale per vedere gli altri miei video sugli altri giochi. C'è Fall Guys, c'è Metin, c'è Slime Racers, Piante contro Zombie e ci sarà tanto altro ancora nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, insomma nel futuro farò tante altre cose. Allora, andiamo in questo episodio a fare, non so quanti, quindi ne farò tanti e basta, lingotti di netherite. Quante me ne vengono fuori? 14, va bene, e adesso rifaccio l'oro perché così lo metto via. Nuove ricette sbloccate, tutta l'armatura, tutte le armi e la lovestone, in teoria, quella per settare le, come caspiderina si chiamano, le bussole, esattamente le bussole. Allora, comunque non ho detto nello scorso episodio che per scavare nel Nether si possono utilizzare i letti perché non si può dormire, però bisogna stare lontani altrimenti si salta per aria. Allora, come anticipato nello scorso episodio, in questo andremo a realizzare una parola grossa, comunque a fare il glitch della duplicazione degli oggetti. Come prima cosa intanto metto i lingotti di netherite e i frammenti, perché questi vanno assolutamente duplicati. Allora, avevo detto che avevo già fatto una prova ed effettivamente l'ho fatta ed eccola qui. Questo è quello che ho preso all'inizio, un po' di cose, quelle che diciamo sì, sarebbe stato più utile da duplicare, tipo le mele d'oro incantate, del legno così perché mi serve questo qua per una costruzione, un po' di smeraldi, i diamanti, le conchiglie di Nautilus. Avrei preferito il cuore dei mari, ma non ho il cuore dei mari e quindi ho già duplicato le conchiglie. Bardature di diamanti, la testa di drago che sono riuscito a duplicare, un po' di targhette che non fanno male, i pesci tropicali che ne ho pochissimi e anche quei pochissimi di corallo, e lo stesso un po' di ragnatele, anche se in realtà mi sa che le ragnatele ne avevo, e i fiori di Colus che non ne ho tantissimi, e poi ho fatto un po' di terracotta. Come vedete sono riuscito a duplicarli con successo. Allora, in questo episodio io direi che possiamo già duplicare nuovamente alcune di queste cose, i testi del Wither, perché ci possono essere molto utili anche questi. Facciamo così e così, vediamo. E adesso questi qua, questo si riesce, questo si riesce, quindi no, aspettate, eccolo qui. Andiamo a riempirla ben bene con tutto quello che vogliamo duplicare. Ho ancora un po' di spazio, quindi prenderei questa roba qui e la duplicherei così, se riesco. Tanto non ci sta tutto, quindi facciamo le mele d'oro, assolutamente il totem, questo può andare lì, questo si può mettere insieme e facciamo, questo si può mettere, vado, dai pescini ho abbastanza, facciamo blocchi di smeraldi, questo e il gambo distorto, tanto l'oro ormai è facilissimo da reperire, e questi lasciamo qui per ora. Aspetta, c'è anche questo da mettere. Sono quei pochissimi coralli che sono riuscito a commerciare. Allora, abbiamo bisogno di una shulker box piena, ecco fatto, perché andremo a duplicare proprio quella. Poi in realtà quando avrò fatto tutto il set di netherite andrò a duplicare anche l'elitra e tutto il set di netherite, che probabilmente crafteremo direttamente nel prossimo episodio. Poi cosa ci serve ancora per attuare il glitch? Un piccone di diamante, un lingotto d'oro e dobbiamo andare nel Nether. Quindi cominciamo con andare nel Nether. È notte.
e quindi io dormirei così in caso di Phantom me ne libero subito. E siamo tutti più felici senza i Phantom tra le scatole. Ok, adesso andiamo giù e andiamo nel Nether. In teoria io avevo provato già, diciamo, a portarmi un pelo avanti e catturare i baby pigling, però non so se siano despawnati. Quindi adesso proviamo e vediamo, insomma, se sono despawnati è un po' un casino perché dovrò andare alla ricerca ancora di baby pigling. E le probabilità di trovarli in questa parte di Nether, quello vecchio, sono un po' bassette, a essere sincero. Si trovano molto più facilmente nelle rispettive foreste, quelle rosse e quelle azzurre. Però qualcosa si trova anche nei vecchi Nether, tipo quello dove siamo adesso, cioè nella parte vecchia dove siamo adesso. Allora, vediamo se non sono despawnati. Speriamo. Uno dovrebbe essere qui dentro. Ti prego, dimmi che c'è. Ti prego. No, è despawnato. E proviamo con quello lì in fondo. Perché ci servono per forza i baby pigling. Assolutamente, altrimenti non riusciamo a fare il glitch. No, anche questo baby pigling è despawnato. Proviamo con l'ultimo che avevo catturato, che sicuramente sarà despawnato anche lui. Oddio, avete visto che slancio velocissimo. Perché adesso abbiamo quello per correre nella roba. Allora, ci proviamo. No, anche lui è despawnato. Che cosa triste. Direi che mi reco nella parte nuova del Nether che ho generato. Quella con la foresta. No, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, tu sei un baby pigling. Hai qualcosa in mano? Non hai niente in mano, sei perfetto, però mi serve. No, no, no. Chi è che mi attacca? Chi è che mi attacca? Merda. Mori, non raccogliere niente, so. Guai a te se raccogli qualcosa. Ok. Qui dovrebbe esserci della pietra. Ok. Dove sei? Dove sei, baby schifo? No, 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 no. Fermati, 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 fermati. No, 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 non raccoglierlo, no. Sono un coglione. Non mi serve più. Ecco, lì ce n'è un altro. Vediamo di riuscire a catturarlo. Sta scappando come un forsennato. No, no. Sta un po' fermino, bastardino. Non mangiare a caso. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Ce l'abbiamo quasi fatta. No, dai, dai. Schifoso bastardo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Maledetto, schifoso. Dai, fatti prendere. E fatti prendere. Ok, direi che ci siamo. È stato un incubo. Però direi che ci siamo. Allora, la cosa importante in questo caso è. Allora, vi spiego un po' come funziona la cosa. Dobbiamo picchiarlo 3 volte con un picchione di diamante, anzi assicurarsi che non abbia niente in mano. E mi pare che questo non abbia niente in mano. Allora va picchiato 3 volte. Uno. Non ci arrivo, porca troia. Devo stare attento che se no. Due. Vai, avvicinati. Che non ci arrivo. E 3. Ok. Adesso noi gli buttiamo la shulker da duplicare, cioè questo. Così. Ok, lui l'ha raccolta. Adesso noi ci mettiamo qui e gli diamo un blocchettino d'oro. Ok, c'è un blocchettino, un lingottino d'oro. Lui lo raccoglie, mentre lo sta valutando, lo colpiamo e lui dropperà sia l'oro
che le due Shulker. Adesso vi faccio vedere, mi chiudo dentro per sicurezza, mettiamo una torcia e non c'è spazio, quindi mi faccio un po' di spazio. Ok, vi faccio vedere che ha esattamente duplicato la Shulker box che aveva in mano. Questa è una e questa è l'altra. Ragazzi, ora potete duplicare tutta la netherite che volete. Anche perché secondo me, sinceramente, per tutti gli altri blocchi non ha un granché di senso. Ha senso duplicare la netherite perché ce ne vuole un casino ed è difficile da recuperare. Col glitch così facendo si può anche utilizzare per buildare. Cioè basta fare un po' di blocchi, farlo un paio di volte. Dopo che hai riempito una shulker le duplichi e ne hai una quantità infinita, insomma. Per gli altri blocchi direi che è abbastanza inutile, i diamanti si trovano, gli smeraldi anche, ecco, i totem magari anche no, questi potrebbero andare, le bardature, anche le targhette sebbene si possano pescare, ovviamente le mele d'oro incantate che si potevano craftare tanto tempo fa nelle vecchie versioni, queste sì, vanno assolutamente duplicate. Teste del Wither, anche di sì, perché sono abbastanza lunghe da duplicare. E volendo anche il corallo, visto che insomma, per non devastare le barriere coralline, se non volete farlo, insomma. E le teste di drago, che sono carine, secondo me poterle mettere in giro. Certo, se avete anche delle altre teste di drago vanno bene. Il cuore dei mari sarebbe perfetto da duplicare. Certo, quando e se lo troverò lo duplicherò, sperando che glitch funzioni ancora. Per il resto è tutto più o meno fattibile, cioè trovabile e craftabile, insomma, non ne vale massa la pena. Ho finito il cibo e quindi andiamo a prendere un altro coso di cibo. E niente, direi che per questo video è tutto, anche se non abbiamo fatto tantissimo, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ovvero il glitch di duplicazione degli oggetti. E niente, vi ringrazio per la visione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio della serie di Minecraft. Ciao!